Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, nuova puntata in diretta di 7 in punto. Come sapete, anche durante i mesi estivi, se possiamo, abbiamo degli ospiti che hanno l'ardire di venire a farsi intervistare la mattina presto in piena estate. Quindi vi proponiamo delle trasmissioni in diretta. Questa mattina vogliamo parlare di teatro, di un'esperienza di Stivalaccio Teatro che quest'anno avvia una rassegna che si chiama Popular, la prima rassegna di questo genere in Italia, credo quasi in assoluto, ma per saperne di più, qui con me ho ospiti due attrici che sono anche l'anima di Stivalaccio Teatro. Do il buongiorno e benvenuta a Sara Allevi e Buongiorno. ad Anna De Franceschi. Buongiorno. Buongiorno e benvenute. Mostriamo Grazie. subito il volantino di Be Popular. Piccolo festival di teatro popolare, so che vediamo se riusciamo a far vedere. Ci siete voi, questa visione ironica con delle cuffie in testa da piscina che si usavano negli anni 70 o sbaglio? Giustissimo. Giustissimo, Eh beh, originali. Originali, ci teniamo a dirlo. Trovate originali. Trovate a Nizza. Adesso potrei dirvi che all'epoca le indossavo anch'io, ero bambina, ma insomma erano queste le cuffie che ci davano per andare in piscina per divertimento, non quelle per quando si faceva attività sportiva. Perché innanzitutto questa scelta? Beh, abbiamo voluto un po' giocare, ironizzare anche sul fatto di fare un festival teatrale d'estate in una città come Vicenza, appunto. Quindi giocare un po' con l'ombrellone, con tutti gli elementi che richiamano l'estate, il mare. Invece di andare al mare, venite al nostro festival in qualche modo. Comunque tuffiamoci in questo festival, in questi appuntamenti. E quindi abbiamo un po' giocato con Dando questo. anche comunque insomma un po' di spirito retro, perché comunque è un festival di teatro popolare dove ci sarà commedia dell'arte, dove c'è il clown, dove c'è il varietà, e quindi abbiamo giocato con delle cuffie vintage e un trucco un po' retro, Esagerato, esagerato, un po' clownesco, un ma po'. questo perché c'è nostalgia di un teatro di un tempo o perché gli spettacoli, poi dopo entreremo nel merito del programma, affondano le radici in quegli anni o semplicemente perché era un modo di attirare l'attenzione? Quando si parla d'estate. Indubbiamente questa è l'immagine, no, che viene in mente, l'estate del boom economico degli italiani, quando si andava con la cesta di vimini al mare, la nonna preparava le Pastiera. cotolette fritte o la pastiera e si andava al mare dalla mattina alla sera. È questo spirito probabilmente che si vuole recuperare. Sì, creare comunque appunto un'immagine un po' familiare, no? Anche sì, sicuramente di qualcosa un po' passato, che appartiene al passato, che però in realtà anche noi lo sentiamo vicino. E in più anche molto divertente, molto colorato, allegro. E sicuramente è un po' un gusto che ci appartiene. Anche come compagnia, appunto, nella nostra poetica, quella un po' di rifarci al passato e riprendere, no? Un po' degli elementi, un'estetica anche che riguarda il passato. Recuperare una creatività, perché voi siete giovanissime, no? Quindi recuperare una creatività che magari avvertite c'era in quei tempi, volendola riproporre in una chiave moderna, è forse questa la dimensione? Sì, senza però dimenticarci di quello che è stato, cioè noi non cerchiamo di rivisitare i classici in una maniera moderna, non cerchiamo di prenderla come dell'arte e di stravolgerla. No, Con buona noi, pace di Goldoni. sì, che poi con la commedia dell'arte, anzi lui diciamo che ha messo il Punto. punto alla commedia dell'arte, ha molto Ha preso da umanizzato, loro. infatti, le maschere della commedia dell'arte con Esatto, Goldoni e diventano anche persone, personaggi diventano veri e propri. Personaggi Sì, veri e con tutte propri, le non archetipi, sfumature. esatto. Però anzi, cerchiamo più che di renderla contemporanea, di far sapere ai contemporanei che c'è questo stile di teatro, questa tipologia di teatro che può unirci ancora, questa forma teatrale popolare che può metterci davvero tutti sullo stesso piano, tutta la comunità intera, qualsiasi fascia d'età, qualsiasi sia il genere, qualsiasi sia il punto di arrivo, no? Per essere tutti sullo stesso piano, essere tutti insieme, i contemporanei.
Quindi popolare nel senso di trasversale, questa necessità nasce quindi di una visione delle offerte teatrali che indubbiamente ci sono, che secondo voi sono un po' troppo elitarie, seguono dei filoni precisi? C'è un rischio un po' a volte, almeno abbiamo notato che c'è un po' un rischio a volte, no? Che il teatro diventi un po' anche un po' troppo intellettuale o un po' troppo chiuso agli addetti ai lavori. Io vengo appunto da una città come Roma, in cui spesso a vedere gli spettacoli ci si trovava, erano sempre le stesse persone, il regista, l'attore, il critico. Cioè tutti eravamo, no? Era quella comunità. Una specie di setta. Una specie di setta, ed è un rischio un po'. E per noi è una perdita, cioè in questo modo l'evento teatrale perde un po' di valore. E questo è centrale proprio per la nostra scelta, per la nostra compagnia. Cioè in realtà l'evento teatrale si fa proprio nel momento in cui avviene, proprio nel momento in cui gli attori o gli artisti raccontano una storia, ma per tutti, e tutti devono riuscire ad ascoltare, a essere nutriti, a divertirsi, a ridere o a soffrire, a provare emozioni, insomma a fruire di questo evento. E quindi noi fuggiamo sicuramente da tutto ciò che un po' è elitario e intellettuale, e invece proprio... Ti poni in una distanza rispetto al pubblico, anzi no, noi vogliamo eliminare quella distanza dal pubblico, dalle persone, ma avvicinarle. E questo non vuol dire che tutto il resto, tutti gli altri stili teatrali siano sbagliati, anzi certo. servono anche a noi, andiamo a teatro a vedere tutto quello che c'è, però abbiamo fatto questa scelta. Perché c'è bisogno sia della ricerca più estrema che della vicinanza più estrema col pubblico, della comunicazione continua col pubblico. Ma il teatro per sua essenza stessa dovrebbe essere condivisione con il pubblico. Assolutamente. E volevo sapere da voi, appunto, che siete attrici, ma insomma siete esperte di questa materia, questa necessità, no? Di una compagnia che si chiama Stivalaccio, ho messo gli stivali per voi, non brava, abbiamo notato, per fortuna. Non so se gli spettatori magari gradiscono che nel condurre una trasmissione di informazione non si mettano le scarpe con i tacchi, però ormai si sono abituati. Noi siamo in ciabatte, in sandali. Perché sono molto popular. Esatto. Sono anche molto, voglio avvicinarmi alle miss di chi ci ascolta. Ecco, dicevo, questa necessità, appunto, perché la prima edizione di Be Popular, questa necessità di ritornare in mezzo al pubblico, l'avete avvertita proprio anche sulla base della vostra esperienza professionale? Perché, ripeto, ci sono tante stagioni teatrali, ci sono tanti cartelloni. È vero che io noto da frequentatrice del teatro che ci sono delle poltroncine che sono inchiodate a degli abbonati fisse, e siccome i teatri hanno una dimensione limitata, uno rischia di non riuscire mai a poter accedere a teatro. È questa l'idea, la sensazione, oppure è un mondo che in qualche modo si è chiuso e non lascia spazio anche a novità espressive? Tu dicevi appunto che arrivi da Roma e, se non ho capito male, probabilmente qui a Nord-Est hai trovato una maggiore apertura come sperimentazione, come anche possibilità di carriera. Ma anche forse una maggiore, viene anche proprio una maggiore voglia di andare a teatro, cioè noto come, no, ogni piccolo comune richiede una rassegna teatrale. Perché proprio sono le persone che vogliono andare a teatro. E quindi in qualche modo abbiamo sposato questa causa, no? Abbiamo preso questa... Vorremmo rispondere a questa richiesta, a questa esigenza. Infatti la nostra compagnia fa spettacoli sia nei teatri stabili, nei grandi teatri, ma anche nelle piazze. Anna viene proprio da... Ieri sera era in una piazza... Martellago. Martellago. E quindi noi, per esempio, ricerchiamo anche proprio nei nostri spettacoli di fare degli spettacoli che possono essere rappresentati in diverse situazioni, dal teatro ufficiale alla piazza, alla strada. Poi, per quanto mi riguarda, più che una chiusura a prescindere, secondo me è anche un gusto mio, personale, cioè il bisogno di raccontare una storia diretta guardando negli occhi le persone, coinvolgendole, perché a me piace molto l'aspetto dell'improvvisazione, l'aspetto di sentire la risposta del pubblico diretta proprio, in prima persona. Quindi è quasi un gusto che a noi piace. Sì.
quanto, Anna, la tradizione teatrale che c'è in Veneto, vuoi per, si parlava, si scherzava prima, la commedia dell'arte, che comunque ha delle radici nel teatro veneziano, che poi evolve in Goldoni, cioè il teatro a Venezia è sempre rappresentato, no, il massimo, la massima forma di divertimento per i veneziani, a livello popolare poi, perché non era solo per gli aristocratici, pensiamo per esempio anche al Teatro Veneto, pensiamo anche a tutte quelle forme di improvvisazione che comunque a Nord-Est ci sono state. Quanto questo humus può essere un lievito per il vostro tipo di interpretazione teatrale? Ma assolutamente, ah, ci ha spianato la strada, potrei dire, perché davvero con queste compagnie che ci hanno creduto molto nel teatro, anche faccio un altro lavoro, ma la sera mi trovo, faccio le prove, i cosiddetti amatoriali, però hanno creato un terreno fertile per questa regione, perché ogni piccolo paesino del Veneto ha una sala teatrale. E quando ti ricapita, cioè nell'altro, nel resto d'Italia non è così facile trovare un posto. Una persona che ti accolga e ti dice hai bisogno di fare le prove, ma sì, vieni qua, facevo teatro una volta. È tutto fertilizzante per noi, cioè davvero trovi sempre qualcuno e ci sono delle compagnie giovani qua in Veneto, oltre a noi, che riescono a vivere. E è buono se pensi che siamo almeno 4-5 compagnie che continuano ad andare avanti grazie alle opportunità che si trovano qui, al lavoro, alla fatica, ai bandi, a quello che trova di qua e di là, ma riusciamo ad andare avanti. E questo perché c'è una tradizione qui nella nostra regione. Quanto c'è di dimensione felliniana nelle vostre proposte? Felliniana, interessante. A parte le foto. No, sto pensando proprio a questa... prima parlavate, no, di teatro in piazza... Certo. E una volta c'erano i carrozzoni che giravano, certo. Che insomma evocati. Sicuramente attingiamo allo stesso contenitore, appunto, che è quello, chiamiamo, della commedia dell'arte, comunque dei commedianti, no? Che esatto. Quindi queste carovane, questi attori girovaghi che proprio viaggiavano il mondo, l'Italia, l'Europa, a raccontare storie. Quindi sicuramente anche Fellini, no? Attinge a quel bacino. Anche il cinema era itinerante, era teatro, sì, certo. Poi alla fine, no? Quando esatto, si sì. Arrivava con il camioncino dell'Istituto Luce per la proiezione in piazza, un po' sì. Questa dimensione della piazza prima. Sì, sì. Esatto. Sì. E sicuramente anche un po', no, nella figura del clown, un clown, chiamiamolo non il clown del circo, esatto. Ma un clown... che possiamo definire il nuovo clown, un clown che in realtà invece è un vecchio clown. Sì. Io non ho mai pensato che un clown facesse ridere, un clown secondo me fa riflettere, no? In quella dimensione, ecco, sì. Ecco la cifra felliniana che in qualche modo sì. Mi... Attraverso comunque la risata. Quindi, assolutamente, questo... l'ironia e l'autoironia credo che siano sì. Gli elementi di maggior riflessione poi mm-hmm. Alla fine, altro sì. Che i grandi monologhi trascendentali, poi è una questione di gusto. Di gusti, ma... però diciamo ecco la nostra seconda... tappa importante, il nostro secondo punto di riferimento importante, appunto la risata come veicolo di riflessione e appunto come condivisione ulteriore, quindi il momento dello catarsi, spettacolo proprio, sì, è una intrattenimento, il teatro deve essere intrattenimento, non nel senso negativo, gaudente, ma perché spesso magari può essere frainteso, cioè, no? Non è mai fine a se stesso. Certo, però ce la faremo, prenderemo un carrozzone anche noi prima o poi. Però al momento vi siete organizzate, perché Be Popular è un piccolo festival di teatro popolare che però ha come location, ha come palcoscenico una chicca di Vicenza sconosciuta ai più. Esatto. Vogliamo renderla nota? Certo. Il chiostro di San Pietro. Il chiostro di San Pietro, presso la strada di San Pietro. Che si trova in centro? Sì, vicino all'Olimpico, vicino al... Sì, superato il Ponte degli Angeli. E com'è che non è noto? Magari forse ai vicentini sì, ma ai più no. Perché innanzitutto non è aperto al pubblico. Esatto. Fa parte di un ente privato. E L'IPAP, che però appunto hanno subito accolto la nostra proposta nel momento in cui siamo andati lì a bussare alla porta e dire possiamo organizzare un piccolo festival di teatro popolare. Ecco perché è piccolo, sì. Insomma un po' un'azione un po' felpata. Sì, esatto, piano piano ci proviamo. Hanno subito spalancato le porte, appunto ci hanno subito accolto con entusiasmo ed è uno spazio bellissimo. Un chiostro del 400, meraviglioso tutto il mattone.
Bip Popular è stato possibile anche, mi dicevate prima fuori onda, grazie anche a delle... parlavate di bandi, no? Voi vi mantenete facendo le attrici, facendo teatro, ed è una cosa bellissima anche da raccontare a chi magari vuole fare l'attore o l'attrice, il regista, lo sceneggiatore, perché ci sono dei bandi, no? Vicenza è stata inserita tra quelle città con i bandi cosiddetti per le periferie, dei esatto. soldi, dei contributi che servono però a dei progetti specifici, non contributi gettati a pioggia, no, ma anzi. Finalizzati ad un progetto. Sì, esatto. Il nostro primo bando. Vinto. Abbiamo partecipato a tantissimi bandi, ma non è mai andata bene. Questo finalmente ci è andata bene. E è molto bello perché appunto questo bando chiede alle associazioni di ripopolare un'area che non è popolata, cioè far rivivere per una, due, tre, quattro serate o giornate, perché dipende da quello che si fa, una zona che di solito non viene frequentata o uno spazio che non è conosciuto. Per quello ci hanno messo anche tramite il comune, cioè, che siamo venuti a conoscenza del chiostro di San Pietro. Io vengo da Scorzella e da Roma, non siamo proprio esperti di Vicenza. Ma altro il chiostro del Bramante, magari. Forse è più difficile, magari, riuscire a convincere il Papa, mi sembra, no? Però magari un Bip Popular lì potrebbe lanciare una mail a Papa Francesco. Papa ce lo fa fare. Sì, se corrisponde a quello che dice, potrebbe essere un'ottima prova. Vedere. Ci proviamo, dopo segna il numero e lo chiamiamo, e quindi ti dà la possibilità appunto di fare rivivere questi spazi. Per quello ci hanno accolto davvero a braccia aperte, perché non vedono anche l'ora di mostrare questo spazio, quindi far vivere la città d'estate e far vivere proprio appunto le periferie, quindi non solo accentrare tutto nel centro storico meraviglioso, stupendo, non tutto in Basilica Palladiana, esatto. Ma cercare proprio di far scoprire anche altri luoghi della città. Questo è un bellissimo progetto, quindi noi siamo molto felici di essere all'interno del... Ci proviamo ad agosto, sperando che nessuno vada in ferie. Ecco, Bip Popular è un piccolo festival perché ci sono quattro... Mi raccontate un po', sì. Ci raccontate anche telespettatori come è strutturato il programma? Esatto, allora il festival comincia l'8 agosto, mm-hmm. e sono quattro appuntamenti per quattro martedì successivi di agosto. Alle 21? Alle 21.15, mm-hmm. esattamente, al chiostro. Il pubblico quando arriverà potrà assistere come prima cosa a una mostra del maestro Giorgio De Marchi, una mostra di maschere antiche che si rifanno sia alla Commedia dell'Arte che ai giullari, che altre maschere di altre tradizioni anche sciamaniche o a livello proprio internazionale, che saranno esposte nel colonnato del chiostro. E alle 9:15 ci saranno gli spettacoli. Il primo spettacolo con cui apriamo, un spettacolo a quale teniamo molto, è Balcani Chaos di Andrea Kemmerle, che attualmente è anche il nuovo direttore delle Volte alla Teatro, e Festival di Volterra, e è uno spettacolo molto onirico che si fa davvero anche questo a reminiscenze feliniane, a tutto ciò che noi amiamo di quello che è la musica balcanica, la musica klezmer, la musica gitana anche, quei racconti alla Bregovic, alla Kusturica, di follia slava, no? E quella, quindi, connotazione zingaresca, sì, che esatto. è libertà da schemi alle volte troppo occidentali. Assolutamente, e molto sognanti, ricchi di musica e di balli e di storie oniriche, quindi è uno spettacolo anche molto onirico e teatral musicale, l'hanno definito, e quindi c'è proprio un gruppo musicale balcanico e Andrea Kemmerle che racconta queste storie passando attraverso canti e racconti. Secondo appuntamento invece è con una compagnia storica di commedia dell'arte veneziana che è la Pantachin, fai uno spettacolo di teatro popolare, non potevi non chiamare la Pantachin con Shakespeare, però con Shakespeare, esattamente. Loro hanno fatto questo Tempeste d'amor per tutte, nel quale dei comici riprendono dei testi di Shakespeare. Ci sono vari testi, c'è Tempeste d'amor, c'è anche, non mi ricordo più, La tempesta. Fanno un mix, esatto, un mix dedicato a shakespeariano e è commedia dell'arte proprio pura e ci serviva. Segue il 22 agosto, sempre alle 21:15, le Gemelle Meyercord del Città Teatro,
la compagnia Città Teatro di Giorgia Penzo, e questo è uno spettacolo anche un po' più clownesco, cabarettista, in cui ci sono queste due donne al femminile completamente, che sono due grandi artiste del varietà e che si contendono sempre, insomma, il palcoscenico, chi è più importante di chi, e passano praticamente tutto lo spettacolo tra un errore e un altro, nella classica maniera clownesca, a raccontare la loro vita, quello che è stato, i grandi momenti del passato in cui vivevano di arte. E si rifanno un po', no? Alle sciantose. E alle sciantose, le esatto. varietà, quindi a queste... Chiudiamo noi sì, con lo infatti, spettacolo. Però io adesso chiudo questa prima parte di intervista, sì. Torno subito dopo la pubblicità, perché appunto le nostre due ospiti sono protagoniste di Romeo e Giulietta, sbaglio? Anna. Tu? E tu? No. Io no. Non ti ha voluto? No. Torniamo tra un paio di minuti di pubblicità. Siamo tornati in studio, parliamo di Stivalaccio Teatro, ma parliamo soprattutto di Be Popular, che è questa rassegna estiva, piccolo festival di teatro popolare. Qui con me questa mattina Sara Levi e Anna De Franceschi, le due attrici di Stivalaccio Teatro. Ci stavate illustrando il programma, no? Cinque spettacoli, quattro spettacoli. Eravamo arrivati a Romeo e Giulietta, esatto. Dove tu, Anna, sei una dei protagonisti, esatto. Hai estromesso Sara. È stata estromessa per un motivo principale. Cioè? Perché è una cattivissima attrice. No, scherzo. Perché ci può ma essere solo una donna in compagnia. Roma. Dai, è una prima attrice. Che, scusa, che è sta cosa quando è arrivata? Chi la conosce? Non ma le attrici sono un po' tutte prime donne, devono esserlo nell'accezione positiva del termine. Assolutamente, odiarsi fino al... No, assolutamente. Zania, nel momento in cui uno recita, è un po' come i giornalisti, no? Sono tutte prime donne nel rispetto dell'altro. L'abbiamo anche studiato insieme, quindi la conosco da troppo tempo, è quello. Che mi permetto queste cose. Ma chi fa un lavoro di immagine sul palcoscenico, comunque che deve confrontarsi con il pubblico, necessariamente egocentrico, altrimenti non farebbe questo lavoro, no? Ci tocca. Vero? Mi ci metto anch'io, mi ci mette anche la mia categoria, bisogna avere un po' la faccia di bronzo. Esatto. Ma in realtà ci vogliamo molto bene. Ah sì? Cioè, beh, ci vogliamo molto bene. Ci vogliamo molto. Infatti, avete messo l'anima in Be Popular, no? Sì, decisamente, anche con dei video di pubblicitari molto, molto simpatici che abbiamo fatto in un giorno, procurandoci diverse vesciche ai piedi. Giorno, anche troppo, insomma. Troppo sotto il sole delle sotto il sole che visto che voi vi rifate, no, alla tradizione di un tempo, lì si recitava a soggetto, si andava al volo senza un canovaccio. Sì, l'abbiamo fatto al volo. Avevamo degli operatori molto esigenti. Ci hanno fatto rifare le riprese, tipo ogni quadratura 10 volte. Questo è normale. Si fa per l'arte. Per allora, Be Popular. Romeo e Giulietta? Esatto. L'ultimo appuntamento della rassegna è il 29 agosto, mm-hmm. sempre alle 9:15. Sempre di martedì? Sempre di martedì. Perché di martedì, scusa Sara? Perché in realtà... No, questa Sara. Martedì non sono preparata su questo punto. Che dal giovedì alla domenica. Ti suggerisci? Perché dal giovedì alla domenica noi lavoriamo. Invece Be Popular è un divertimento. No, ma siamo noi in scena sempre tutte le sere al Teatro Goldoni di Venezia. Siamo a fare la compagnia è stata gli attori della compagnia sono stati scelti per fare un progetto col Teatro Stabile del Veneto, appunto al Teatro Goldoni facciamo un Arlecchino Furioso, dove lì proprio cura dell'arte possiamo definire. Siamo tutti noi quattro, c'è anche Sara. E lì anche Anna mi ha permesso di recitare anche a me in questo spettacolo. E niente, siamo lì. Quindi. Un Arlecchino Furioso che so che sta dando grande emozione, proprio perché è una delle iniziative. Adesso introduco un ragionamento e poi torniamo a Romeo e Giulietta. Il Teatro Stabile del Veneto è diventato teatro nazionale, sì. No? Da circa un anno. C'era la paura che questo Teatro Stabile del Veneto potesse eliminare le varie compagnie
in realtà le ha conglobate e ne è diventata una realtà vivace, dove c'è partecipazione, dove non c'è solo più un'attività di laboratorio, ma proprio una compartecipazione. E credo che l'Arlecchino Furioso sia una di queste esperienze nuove che danno la misura di un teatro aperto, non solo aperto perché non va più in vacanza, ma aperto perché è aperto mentalmente, non è più chiuso nei suoi spazi e approccia in maniera anche funambolica, se vogliamo. Sì, intreccia appunto collaborazioni proprio con un po' le risorse del territorio, no? È come se un po' il teatro stabile si fosse finalmente accorto del talento che c'era in giro, invece che affidarsi sempre al solito cartellone rigido, sempre a quegli spettacoli, chi lo propone in maniera filologica, sempre le stesse compagnie, non me ne vogliano, ma lo dico da appunto spettatrice, sempre quelle 7 compagnie che ormai non si possono più vedere, che ti ripropongono invece delle cose nuove e con un approccio nuovo, con attori nuovi, perché credo che sia importante dare vitalità al teatro. Sì. E anche appunto con esperimenti magari un po' arditi e bizzarri, ad esempio al Teatro Goldoni noi facciamo salire il pubblico sul palco, quindi questa cosa magari all'inizio è stata, può essere una cosa un po', un attimo parliamone, per come non in platea il pubblico, no, per esempio noi, no, come dell'arte abbiamo bisogno del pubblico vicino. Infatti il pubblico quindi è direttamente in palcoscenico. Direttamente in palcoscenico e ha come fondale tutta la platea illuminata dai Goldoni. Il teatro diventa proprio la scenografia in realtà dello spettacolo. Ma il pubblico che sale sul palco, lo decidete voi, glielo dite prima o andate ad... ci sono le maschere che li accompagnano. No, proprio quando entrano... Non c'è nessuno che dice no, io no! Spaventati, scappano. Però no, sono un po' titubanti all'inizio, però poi si rilassano subito, insomma, capiscono. E la stessa cosa hanno fatto a Padova con gli aperitivi a teatro, quindi con anche lì degli esperimenti e delle nuove occasioni, anche utilizzando i ragazzi dell'Accademia, che secondo me è stata un'operazione molto, molto intelligente da parte del Teatro Nazionale. Quanto c'è la percezione che c'è fame di teatro da parte del pubblico? Un pubblico che deve aprirsi, si diceva prima, no? I soliti abbonati che ormai arrivano alla quinta, alla sesta età e che arricchiscono la loro presenza con anche giovani, che però non siano i soliti giovani delle scuole. Cioè, quanto è necessario anche creare un pubblico che sia sempre più variegato, trasversale, e il fatto magari di tenere i teatri aperti, quindi il massimo credo anche per voi sarebbe che, come non so, a Londra il teatro è aperto dalle 10 del mattino e una replica continua di uno spettacolo piuttosto che un altro, vabbè, ma questa è un'idea a cui stanno lavorando, mi hanno garantito, il Teatro Stabile del Veneto. Sì. Quanto però, perché i teatri ci sono, basterebbe farli funzionare un po' di più con tutti i problemi che indubbiamente ci sono, però c'è un'apertura nel rendersi conto che il prodotto teatro, chiamiamolo così senza vergogna, possa avere quell'appeal che secondo me il pubblico richiede. Qui entriamo in un campo politico, prettamente politico. Ma io faccio una domanda alle attrici. Sì. Alle attrici professioniste, attenzione. Sì, certo. No, ma noi magari organizzando anche delle rassegne, quindi essendo anche organizzatori oltre che attori professionisti, no? Nel momento in cui organizziamo, che sia un festival, che sia una rassegna, ad esempio organizziamo diverse rassegne di teatro ragazzi, quindi destinate alle famiglie, e lì, nel momento, anche in paesini piccoli, un po' sperduti, cioè lì nel momento in cui organizziamo la rassegna e vediamo appunto il teatro riempirsi di bambini, mamme, papà, nonni, cioè veramente lì abbiamo tutte le fasce d'età, con i nostri mezzi che sono piccoli poi in realtà. Vabbè, però anche è a livello promozionale, offrire un'animazione, offrire un'opportunità di incontro, offrire un'opportunità, cioè, che vediamo c'è una risposta così forte, allora lì ti rendi conto che c'è proprio una domanda, che c'è una voglia di vedere cose, di ascoltare storie. E sicuramente per quanto riguarda il teatro ragazzi anche è per noi un campo in cui riusciamo a monitorare questa cosa, proprio perché appunto sono le mamme, i nonni, che poi finito lo spettacolo vengono lì e ci chiedono ma dove vi ritrovi, che ci seguono. Esatto, questa è una cosa importante che ci ha aiutato secondo me per noi compagnie giovani, la forza dei media, la forza di un Facebook, di un YouTube, di un Instagram. Gira la voce, gira la fotografia, gira lo spettacolo. Però quindi è inevitabile. Di persona. Esatto. Ma è bello proprio anche questo, cioè la comunicazione dell'evento nella rete,
Ma l'evento poi c'è voglia di vederlo dal vivo? Assolutamente, sì, e sì, poi sì. I più grandi, gli enti più grandi, un Teatro Stabile del Veneto non può fare a meno di vederlo, che c'è, quindi non puoi più dire non esiste, c'è, ci siamo, il pubblico vuole, ci segue e ripeto, e in Veneto di compagnie giovani ce ne sono, quindi... Continuiamo a parlare con Sara ed Anna subito dopo la pubblicità, perché poi entriamo anche nel merito. Il collega regista mi scuserà perché sto dando la pubblicità con 30 secondi di anticipo, ma dicevo, vedremo degli, cioè avete portato degli spezzoni di tre di questi spettacoli che si potranno vedere in Be Popular nel mese d'agosto al Chiostro di San Pietro di Vicenza subito dopo la pubblicità. Avete visto, ho riempito il buco nero che televisione non bisogna mai, mai lasciare. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Sto recitando un po' anch'io. Ma perdonate, cortesi spettatori, le nostre disadorni menti. Ci osiamo portare qui, su questo indegno palcoscenico, un sì grandioso argomento. Sopperite alle nostre deficienze con l'ingegno delle vostre menti. Moltiplicate per 10 ogni uomo. E quando udrete parlare di cavalli, immaginate di veder cavalli veri stampare sul terreno l'orme degli zoccoli. Ma permetteteci ora di entrare nella storia e ascoltate con benevola pazienza il dramma che vi vogliamo raccontare. Il vostro compito è barbare. Il vostro compito sarà mettere in scena la più grande storia d'amore di tutti i tempi. La tragedia De Romeo e Giulietta. Ma sì, Giulio, Romeo e Giulietta è proprio una delle ultime che si recitavano altre. Ma no, non si può fare. Permettimi di presentarti, come ti chiami? Veronica. Veronica, attrice di fama internazionale. Fioi, sei un scherzo? Sì. No, che permetto una parola. Giulio, così è un'attrice bravissima. Questa qua. Questa è una Giulietta perfetta. Girolamo, questa, guarda, guarda, questa qua come minimo, Giulietta, si è agamagnata, guarda! È l'Oriente, e Giulietta è il sole, sorgi bel sole, scaccia l'invidiosa luna, già malata e livida di rabbia, perché tu sei molto più luminosa di lei. Oh, Romeo, Romeo. Perché sei tu, Romeo? Che c'è, lo posso fare io, Romeo? Cioè, sta tranquillo, Moro, sei abbattuta. Se faremo dare dal principe 5 parole, E per l'improvvisazione. Ah, e poi li useremo per il terzo e il quarto atto. Eh sì, signori, ma il principe non cos'è. Non c'ha ragione, il principe non c'è. Però abbiamo il pubblico. Sì. Ma giusto, e il pubblico è il sovrano. Ho capito, Giulio, ma queste parole, ma che bisogna usarle tutte in fila? No, no. Le 5 parole le puoi utilizzare, se ste 5 sparse all'interno delle scene che verranno. Sai tu cosa che ti succede? Te mando lontano, lontano, in mezzo ai monti, in mezzo alle brechene, dove non c'è nessuno, nel paese di Antesegnano! Sì! No! Sognare. Ma in questo sonno di morte, quali sogni possono venire? Cosa ti ga, Giulietta?
e non ti pol dormir, migo al mario lontano e pianzo notte di Giulietta e i so dolori, pensando al suo marito, la vada al confessore, salveme il me marito. Cosa ti ga Giulietta, che non ti pol dormir, mi gona doggia il cuore, mi pare de morir. Dormi, dormi, Giulietta, che presto sarà di. Dormi, dormi, Giulietta, che dormirò anche a me. Ecco, siamo tornati in studio, abbiamo regalato un saggio di Romeo e Giulietta, l'amore e saltimbanco, dove tu, Anna, adesso sono passata al tu, sei la, ci mancherebbe, sei la Giulietta? Sì, anche. È una Romeo e Giulietta particolare. Sì, diciamo una che... Una scenografia essenziale innanzitutto. Assolutamente, il nostro stile. Piccola scenografia. Piccola scenografia, piccolo festival. Io sono l'unica non piccola, ma ci vuole una cosa diversa dal normale. Allora, questo è l'ultimo appuntamento di Be Popular, e questo spettacolo, Romeo e Giulietta, l'amore saltimbanco, dove ci sono io, Michele Mori e Marco Zoppello, appartiene a una saga, diciamo. A questo è il secondo capitolo di una saga, che è la saga dei comici dell'arte. Abbiamo preso come spunto la vita di Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, proprio come spunto, che sono stati due commedianti dell'arte realmente esistiti, che lavoravano insieme nella Compagnia dei Gelosi e che hanno affrontato nella loro vita varie peripezie, utilizzando sempre degli avvenimenti storici realmente accaduti. Nel primo capitolo si racconta la storia del Don Chisciotte. Uh-huh. E quindi ci sono loro che rischiano la vita di fronte all'inquisitore di Venezia perché hanno recitato durante la Quaresima, e per aver salva la vita raccontano la storia di Don Chisciotte e hanno salva la vita grazie agli applausi del pubblico. Nel secondo episodio invece ormai sono dei ciarlatani, dei poveracci, vanno in giro a vendere qualsiasi cosa, ma ricevono un ingaggio perché il futuro re di Francia, Enrico III di Valois, sta per passare per Venezia e vuole che venga rappresentato uno spettacolo in onore del suo futuro matrimonio su una storia d'amore, il Romeo e Giulietta. Solo che loro non hanno una Giulietta, ma passo io, che rappresento Veronica Franco, che era una cortigiana dell'epoca. In realtà era proprio una letterata e tutto, io sì, la faccio un po' più, bassa, diciamo, come... No. Serve, no. Questo è odio. Ma nel terzo capitolo ci sei, esatto. E qui è tutta praticamente una prova generale in visione dello spettacolo che sarà. E quindi è un continuo uscire ed entrare dalla storia di Romeo e Giulietta. Quello che ci piace è appunto utilizzare dei diversi testi, non un unico solo. Quindi Romeo e Giulietta in realtà prendiamo dei testi dell'Amleto, della Tempesta, sempre testi shakespeariani, mentre nel Don Quixote prendiamo tanti testi del contemporaneo di Cervantes. Questa il terzo, no, terzo, il terzo capitolo, dove c'è Sara. Finalmente. Ci sarà Sara Levi e anche Stefano Rota. Anche e che cosa fai, Sara? Ce lo racconti tu? Il terzo capitolo sarà appunto Molière. Perché un po'. Sta prendendo il monopolio della conversazione, ma lei fa così, io in realtà glielo permetto. Beh, certo. E, il terzo capitolo sarà un Molière. E sarà il malato immaginario. Ovviamente sempre, in qualche modo, noi prendiamo questi testi classici, però sono dei pretesti in realtà. Cioè noi giochiamo a raccontare queste storie, quindi facciamo vedere anche come l'attore cerca le soluzioni per raccontare le storie e tutti i problemi che ci sono per mettere in scena uno spettacolo. Creando nuove storie poi alla fine. Creando nuovi personaggi, perché in realtà quindi abbiamo già recitiamo un personaggio che è il commediante, l'attore, che deve interpretare un altro personaggio,
E quindi sono tutte come scatole, no? Una sorta di metateatro, per usare questa parola un po' ostica. Sono dietro le quinte che diventa spettacolo. Sì, esatto. E nel malato sarà proprio l'apice un po' di questo percorso che abbiamo già intrapreso. E l'ultimo capitolo. E sarà l'ultimo capitolo di questo, di queste tre tappe, di questo percorso. E, che però non si vedrà in Be Popular, ma dove si potrà vedere il terzo? Si vedrà il 27 settembre al Teatro Olimpico di Vicenza. 27-28 all'interno della rassegna dei classici dell'Olimpico di Vicenza. Questo sarà a testimonianza, appunto, noi oggi vi stiamo proponendo Be Popular, ma abbiamo le due componenti di una compagnia giovane di professionisti che fanno teatro a tutti i livelli. Avete un ricco programma, anche un ricco programma, saltellate da una situazione all'altra, no? Cioè, l'Olimpico piuttosto che il Goldoni di Venezia, sì. Chapeau, no? più la piazza del paese. Esattamente, quanto questa, questo lavorare in varie situazioni, questa vostra versatilità, quindi anche nello smembrare, no, i classici, chiamiamoli così, e riproporli, è un nuovo modo di fare teatro o è un ritornare al vecchio modo di fare teatro, al teatro puro, nel senso di recitato, interpretato, improvvisato poi? Sì, sì, sì. Sicuramente questa è la nostra forza, secondo me. Cioè proprio la nostra capacità di adattarci in tutte le situazioni, che non è semplice, perché appunto spesso ti ritrovi, no? Anche nel momento in cui metti in scena uno spettacolo, a fare le prove, che ti immagini grandi cambi di luce, grandi messe in scena, scenografie. Tutti noi siamo portati a fare questo, a immaginarci così, grandi. Invece poi Sara in particolare. Io in particolar modo. E invece poi ti ritrovi magari veramente nella piazza o nel giardino e dici come facciamo? Quindi sicuramente la nostra forza è questa versatilità, cioè il poter andare ovunque. E permettere a chi vi guarda, a chi vi ascolta di sognare e di entrare in questo mondo, anche se poi in questo mondo di sogno, anche se poi intorno, vabbè, il sogno un po' si perde. Sì, anche se magari siamo in mezzo a una strada che passa vicino alla strada con il camion, la rotonda. Poi noi non abbiamo inventato niente, alla fine è già stato tutto fatto, ma noi ci divertiamo nel fare questo lavoro e utilizzando, seguendo la nostra poetica, è quello che ci piace, che è soprattutto il rapporto con il pubblico e raccontare delle storie. Ci divertiamo, in divertendoci. Ci divertiamo tantissimo. Oltre ai quattro spettacoli, però ci tenete particolarmente, perché ci sono anche altri, a proposito di divertimento, perché il teatro non è solo assistere ad uno spettacolo, anzi, il pubblico magari adesso è ritroso, però questa interattività, no, che altra parola di cui secondo me si abusa, piace, perché salire sul palcoscenico, la prima volta magari sei lì tutto rigido, dici no, io sto incollato alla poltroncina, però la seconda volta dici che bello, così magari non mi prende l'abbiocco al terzo o quarto atto magari di qualcosa di magniloquente. E quindi c'è un vivere, essere protagonisti, quindi essere teatro anche in quanto spettatore. Sì, 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 essere a teatro in maniera attiva, no? Mm-hmm. In qualche modo, quindi partecipare sia proprio durante lo spettacolo, noi coinvolgiamo di continuo gli spettatori, abbiamo proprio questo contatto diretto, questo dialogo diretto. In più appunto all'interno del programma del festival abbiamo proprio voluto riservare un'attività proprio per tutti, cioè le persone che vogliono fare un laboratorio teatrale. In questo laboratorio teatrale, condotto da Giulio Canestrelli e Ariela Maggi, sarà appunto, si incentrerà sulla costruzione della maschera, quindi dalla scultura del calco in argilla alla creazione di un personaggio, quindi dalla creazione. Quindi è importante anche la manualità. Sì, sì. Importante nel senso di sperimentare, cioè, esatto, che sì, chiunque di noi lo può fare, anche Anna De Franceschi. Anche Anna De Franceschi. Con la manualità, con la manualità, diciamo, insomma. Comunque. No, è per tutti, in realtà è per tutti, ed è proprio per sperimentare, per giocare, per iniziare a giocare con il teatro, partendo sicuramente dalla manualità, quindi dalla costruzione di un oggetto importante per noi che è la maschera, e poi cominciare a far vivere questa maschera, quindi a indossarla e creare un personaggio in maschera. Creare delle maschere, no? Perché poi è lì che andate a fondare la vostra poetica. La maschera poi alla fine è anche il simbolo dell'attore che deve interpretare vari personaggi, deve
calarsi nei panni di vari caratteri, di vari uomini, donne, adulti, eccetera. Quanto è importante poi per capire se stessi e per capire l'essere umano, e che è un po' il passaggio, si diceva prima, no, di Goldoni, tu parti dalla maschera che è l'amplificazione di un elemento caratteriale, di un pregio, di un difetto, non so, pantalone piuttosto che arlecchino, e poi via via gli dai spessore umano, quindi con una visione a tutto tondo. E quanto la maschera permette di dar voce a quelli che sono gli aspetti umani? No, assolutamente. Beh, quando interpreti un personaggio, una parte di te c'è, è inevitabile. Tu hai questo corpo, hai questa voce, e vai alla ricerca, cioè vedi il personaggio scritto o detto e vedi te, e devi creare un'unione di questi due elementi. Quindi inevitabilmente, quando studi quel personaggio scritto, devi studiare te, se no questa unione non può avvenire nel migliore dei modi. E con i vari personaggi scritti o detti o raccontati inizi a studiare un po' di umanità, a capirne un po' di più o come funziona l'umanità, sempre però mai dimenticandosi che passi attraverso te stesso. Ci sono personaggi, Sara, che un attore non può interpretare, proprio perché vede il personaggio, io sono questa, oppure qualsiasi personaggio passando attraverso te stesso può rivivere di una vita nuova? Secondo me si possono interpretare tutti i personaggi, anzi, si cioè, devono. Spesso si tende, no, un po' a dire ok, la fanciullina fa l'innamorata, no? Si tende un po' ad avere dei cliché. Degli stereotipi anche di fisionomica. Sì, no? Quindi quella, la fanciullina deve fare l'innamoratina, quell'altro il caratterista, perché già fisicamente, sicuramente è vero che ci sono delle smontare questa. Però a volte per un attore è divertentissimo, è più divertente, sì, certo, fare ciò che ti è lontano. Assolutamente, a volte. Concordo. E soprattutto nello studio della maschera, infatti io e Anna abbiamo studiato Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, è un percorso lungo di 3 anni, dove appunto la bellezza di quella scuola è stata proprio il fatto che ogni attore doveva fare tutto. Cioè, io pantalone, io la strega, Anna l'innamorata, cioè, o la pantalona, cioè, non c'erano limiti, proprio perché appunto, per dire, un attore deve sperimentare. Sicuramente ci saranno poi dei personaggi, delle corde con cui riuscirà a giocare più facilmente. Ma non è detto che invece non possa trovare nuovi aspetti di un personaggio che mai non è lontanissimo da lui. E la maschera, questo è fondamentale, cioè ti permette di fare questo percorso. Formativo soprattutto. Sì, anche perché appunto la maschera rappresenta, al di là dell'arlecchino, del pantalone, no? Rappresenta delle pulsioni in realtà, e libera delle pulsioni che sono la fame, la lussuria. Rappresenta l'uomo, rappresenta delle donna. Pulsioni umane, che poi tutti noi ognuno abbiamo. Noi. Sì, sì. Adesso chiedo al collega della regia se abbiamo tempo di mandare, perché abbiamo parlato di Romeo e Giulietta, di Sivalaccio Teatro, ma parliamo anche degli altri spettacoli. Abbiamo, se non sbaglio, Tempeste d'amor perdute.
torniamo tra un paio di minuti, sempre con le nostre gentili ospiti, e vi daremo il saggio di un altro di questi spettacoli di Be Popular, iniziativa teatrale, in agosto al Chiostro di San Pietro a Vicenza. Tra pochissimo. Abbiamo proposto anche un assaggio delle gemelle Meyercold, uno dei quattro spettacoli di Be Popular, piccolo festival di teatro popolare al Chiostro San Pietro di Vicenza dall'8 al 29 agosto 2017. Qui con me questa mattina a farvi compagnia Anna De Franceschi e Sara Allevi, che sono due attrici di Sivalaccio Teatro, che è la compagnia che ha avuto l'idea di organizzare questa manifestazione.
Ci date qualche dettaglio operativo? Allora, Chiosso di San Pietro, solitamente chiuso per queste quattro serate, il martedì alle 21.15, sarà aperto. Aperto già alle 20, per aperto già alle 20 che c'è la mostra. E come fare per prenotarsi? Perché Chiosso è piccolo, festival è piccolo, esatto. E c'è un numero limitato. Quindi bisogna correre e prenotarsi subito. Insomma, questo non è bello, però insomma. No, perché no, anzi, meglio, siamo tutti vicini. Poi casomai il prossimo anno. Ci allarghiamo, apriamo un chiostro, iniziamo. San Pietrone. Qualcosa di più grande. Ma grande vediamo. Festival di teatro popolare. Esatto, sarà il grande festival di teatro popolare. Okay, io mi aspetto in anteprima. Assolutamente, l'anno prossimo, ci mancherebbe. Ecco, appunto. Comunque, i biglietti sono acquistabili sia dalle 8 le varie serate degli spettacoli, oppure tramite la prevendita online. C'è un sito. E c'è il sito di Stivalaccio Teatro, www.stivalaccioteatro.it, mentre per la prevendita è www.mailticket.it. I biglietti costano 12 euro e ci sono le varie riduzioni. E anche la pagina Facebook di Be Popular, dove appunto tutti gli aggiornamenti giorno per giorno. Torniamo a parlare di teatro. È importante in questa vostra poetica, ma non è così. Sì, ha una sua teatralità un po' più goffa. un po' più goffa, ci sono degli episodi plateali a volte, sì, sanno recitare molto male. Sì, assolutamente. È importante nella dimensione popular che ci sia l'elemento di intrattenimento, cioè il pubblico si deve divertire. Abbiamo visto anche negli spettacoli che sono proposti in Be Popular che comunque c'è sempre una chiave ironica, una satira che aleggia e non manca mai il sorriso. E questo, questa deve essere la cifra del teatro, questo recuperare, no? Quella dimensione originale del teatro e anche un po' dire basta a certe rappresentazioni un po' troppo impegnate che diventano anche un po'... artificiose, dire, non lo so. Ma più che dire basta, diciamo, guardate anche altro. Nel senso, andate pure a vedere gli spettacoli classici, anzi, fanno bene comunque perché sono spettacoli che arrivano da testi importanti, a volte ci sono degli attori importanti che è bello vedere, ma poi c'è anche altro. Spettacoli impegnati, che appunto magari di teatro civile, di che teatro affrontano, civile. No? Mm-hmm. Sono tante strade. Però anche noi... nello smontare i classici. No, perché sì, un po' quello riutilizzarli, che... in maniera riarrangiarli. E riarrangiandoli, non è che vi astenete da riflessioni anche di teatro civico? Cioè, quindi è come aver messo insieme un po' tutte le componenti del teatro? Sì, diciamo che la risata è un po' è la forma, è la strada che scegliamo, no? È il come il riflettere, media. Come... sì, come riflettere, come emozionarsi, però... sicuramente deve essere gioioso, secondo me, no? Un po' la nostra caratteristica è quello anche, e che vogliamo sicuramente che il piccolo festival di teatro popolare abbia, che sia appunto una festa, cioè evviva le feste, ma le feste, cioè veramente le sagre in qualche modo, no? La festa del, dove le persone si ritrovano per star bene, per condividere un momento allegro, riflettendo, guardando gli spettacoli, ascoltando le storie anche drammatiche, perché Romeo e Giulietta è una tragedia, però con il sorriso comunque, perché non so, la risata per noi è un po' qualcosa che ci unisce, nel momento in cui anche noi che recitiamo sentiamo il pubblico che ride, è come se si crea, no? Un po' una comunità. È la riprova che siete riuscite nell'intento del vostro lavoro. Sì, e che tutti sono insieme, in quel momento quando tutto il pubblico ride, tutto il pubblico è insieme a provare quel... ed è un'apertura anche, cioè nel momento in cui ci rilassiamo. Adesso una domanda provocatoria. Si parla di teatro popolare, no? E per portare a teatro spesso le persone, magari ci sono degli visi televisivi che diventano protagonisti di alcuni spettacoli teatrali, magari la cui recitazione, insomma, non è proprio passata attraverso anni di studio. Come vedete questa cosa? Dipende dal viso. Ti sei salvata. Bravissima, Anna. Ben venga, cioè, brava. Nel senso. Andiamo a vedere bei visi, bei corpi, belle voci, perché no? Cioè, nel senso. No, non lo so, è tutto ciò che può portare il
pubblico, le persone a uscire da una dimensione solitaria, televisiva o di computer e uscire, andare... Comunque quando vai a teatro incontri una persona, vengo da Scorzè. Avere l'abbonamento a Scorzè è importantissimo perché lì a Scorzè, a teatro, vedi tutti i parenti, gli amici, la persona. Senti, che non vedevi nella vita. Adesso un'altra provocazione, vi do 10 secondi perché siamo in chiusura, se una regista mi ammazza, una battuta insieme? Certo. Siate certo. Popolari. Una battuta popular, che adesso ragazze. Cerchiamo. Io guardo in quella camera. Io in quella perché sei pronta? Non ci resta che dire... Di Popular! Ci vediamo al chiostro martedì ad agosto. Io saluto Sara Levi, Anna De Franceschi e saluto voi. Grazie per averci seguito in questa ora interamente dedicata al teatro. Grazie, arrivederci domani mattina. Grazie a te. Grazie.